invece la promozione è arrivata e ora giochiamo con il Molfetta, tutti e due siamo contenti del raggiungimento, il titolo italiano è un titolo platonico, dall'altra parte c'è un collega che siamo stati compagni per tanti anni in nazionale, è stato uno dei più grandi giocatori del mondo, e un ottimo allenatore, quindi abbiamo raggiunto tutti e due questo traguardo e ora vediamo le società l'anno prossimo cosa faranno. Dicevano persone molto più dentro di me dell'hockey su pista che a Castiglione una Final Eight l'avevi già vissuta, protagonista, eri in panchina nella tua esperienza. No, sono venuto dopo la rottura col Folloni che avevo smesso da 2 anni. Proprio di anche essere giocatore mi chiamarono Marcello Pericoli e Enrico Giovannelli a dare una mano come giocatore, io misi subito le cose in chiaro e da giocatore fu una cosa carina, divertente, perché alla fine anche oggi mi manca giocare, allenare è un brutto mestiere, quando si vince abbiamo vinto tutti, quando perde l'allenatore è un uomo solo, in qualsiasi sport, e venni qui, fu una cosa molto bella, ho un ricordo molto bello, vincemmo il campionato di Serie B, lì detti nella fase finale una mano a Tochi, che però era lui l'allenatore, e fu un bel traguardo e quest'anno l'abbiamo ripetuto con il Grosseto, si vede che Castiglione porta bene, però ora è arrivato il momento che a Grosseto ci vuole un impianto, perché se no è inutile fare la Serie A2 o pensare di avere obiettivi importanti. Io ho anche richieste importanti e quindi ora dovrò valutare, sono commissario tecnico d'Italia, questa è la cosa prioritaria, però è necessario ora a bocce ferme ragionare e pensare quello che sarà il futuro. Massimo Mariotti, a traguardo raggiunto, una dedica tua personale, a chi ti senti di dedicare questo traguardo? A Grosseto nessuno magari prima che tu dicessi vogliamo tornare grandi sarebbe aspettato i traguardi dal circolo pattinatore, avete detto vogliamo tornare grandi, a chi ti senti di dedicare questo traguardo? Ma è chiaro che la società quella che alla fine è il motore trainante. Sono contento perché 2 anni fa c'è stato un cambio a vertici che magari qualcuno pensava che le cose non andassero poi come sono andate, e questa è la dimostrazione che se si crede in obiettivi si può arrivare in alto. E poi mi piace dedicarlo ai miei genitori che diciamo sono stati una parte integrante di questa società, specialmente mio babbo. Allora, noi ti facciamo ancora gli auguri, porta gli auguri a tutti quanti i tuoi giocatori, godi di questo successo, questa bellissima giornata, mandaci qualcuno dei tuoi campioni. Va bene, grazie.